Quando l'ho acquistata questa Topolino, diciamo 30 anni fa, qualcosa meno, stavo per divorziare con mia moglie. Non la voleva, cioè. Dopo quando l'ha vista, quando cosa meno, adesso è più padrone lei che... Ho fatto un lavoro che ho sempre lavorato il sabato e lei andava via il venerdì sera, che dipendeva, veniva a casa la domenica sera, sempre dei raduni di 2 o 3 giorni che ha girato un po' tutta l'Italia e anche fuori dall'Italia. Fa parte del nucleo familiare, sempre sognato fin da piccolino e oggi è arrivata. Secondo me... Ai studi, sì, però contento, soddisfatto di farlo perché rimane famiglia. Allora Francesco, siamo davanti a una Porsche, ma che modello è precisamente? 356B del 63, l'ha regalato il papà di mia moglie a nostro figlio quando è nato. Era sua, l'ha sistemata lui e l'ha donata a nostro figlio. Insomma, resterà un cimelio di famiglia. Sì, sì, quindi è da conservare, da passare. Questo è il libretto della Fiat Musone e quindi questo è il primo proprietario. Sembra, sì, è il 1948, sì. Ma hai detto che questa invece era un taxi, giusto? Sì, è un modello prolungato del Fiat 1100 VTL. È molto spazioso dietro perché le altre macchine finivano tipo qua. Ha dei pedali stretti, si vede che una volta forse erano più magri, non lo so. Una volta sono uscito dall'officina, ho sbagliato a schiacciare il freno, no? E ho beccato il gas. Ormai tiro dritto sulla Vignolese, però. Questa è un'Arancia Flavia Zagato Sport del 1963. In questa macchina ho fatto una 50ina di gare, forse più. Ho fatto quasi prevalentemente salite. Sono stato fortunato che non sono mai andato a sbattere, non ho mai avuto incidenti, mai avuto problemi di niente e la macchina si è conservata alla grande. E per me la Lancia negli anni 50 era la più grande automobile che c'era in Italia. Erano macchine fatte con una concezione eccezionale. Per me la più grande macchina degli anni 60 in Europa era la Lancia.